Buongiorno cari amici di 031, oggi siamo a Milano e precisione il Museo del Teatro alla Scala e vi ricordate che tra 2001 e 2004 il teatro è stato ristrutturato e anche il museo ha avuto un cambiamento e proprio oggi possiamo fare un percorso espositivo nuovo e facciamo uno sguardo nella storia del teatro, nella storia della musica con tanti strumenti musicali, busti, cimeli, quadri, c'è veramente tantissimo da vedere, quindi è un'occasione da non perdere. Io vi aspetto qui al Museo del Teatro alla Scala, a più tardi. Buongiorno cari amici di 031, mi trovo al Museo del Teatro alla Scala di Milano. Abbiamo l'occasione di fare un percorso insieme qui al museo, però prima di tutto io vorrei presentarvi il direttore del museo, il signor Renato Garavaglia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, qui siamo vicino ad un pianoforte già molto importante. Questo è un pianoforte dell'Ottocento, chiaramente, che appartenne al grande pianista Franz Liszt. È un pianoforte che è stato donato al Museo Teatrale alla Scala negli anni 30 da una delle nipoti di Liszt, della famiglia von Bülow. Il pianoforte durante il periodo del fascismo venne requisito dal regime e donato dal regime sempre a Gabriele D'Annunzio e quindi venne portato al Vittoriale a Gardone Riviera. Naturalmente la famiglia von Bülow fece causa e alla fine riottenne lo strumento che ritornò al Museo Teatrale alla Scala, perché era così era la volontà degli eredi di Liszt. Sì, appunto, questi strumenti, non è l'unico, questo vedremo anche più tardi, vengono ancora suonati perché è tanto importante che uno strumento va suonato. Purtroppo no, questo è, diciamo, che è l'unico strumento del Museo Teatrale alla Scala che è ancora usufruibile, quindi è ancora accordato e si potrebbe usare. Gli altri strumenti, purtroppo, soprattutto quelli che vedrete poi nella prima sala, sono strumenti antichi che andrebbero tutti rimessi in ordine, ma comunque non si possono suonare. Hanno un valore importante, hanno storico. Un valore storico, certo. Esatto. Un valore storico. Sì. Allora, iniziamo dall'inizio. Sì. Quando è fondato il Museo della Scala? Allora, il Museo Teatrale alla Scala è stato aperto, diciamo, nel 1913 per volontà di un gruppo di milanesi, rappresentanti delle istituzioni milanesi, che decisero di acquistare una collezione che era stata messa in vendita intorno al 1911 a Parigi da un signore di origine napoletana, però trapiantato a Parigi, che si chiamava Jules Sambon. Questo signore mise in vendita tutta la collezione che praticamente adesso vedrete, distribuite nelle varie sale, per il valore di allora di 500.000 lire. Quindi dopo alcune traversie, trattative, insomma, anche in cui vennero coinvolte lo Stato italiano, il Comune di Milano, eccetera, eccetera, alla fine si riuscì ad acquistare questa collezione in toto e il Comune di Milano destinò questo secondo piano di lato alla Scala al Museo Teatrale Ala. Quindi di questa prima collezione alla Scala, che in queste stanze una volta c'era la sede della casa editrice Ricordi. Quindi il Comune di Milano decise che queste stanze dovevano essere destinate per aprire il Museo Teatrale alla Scala. Questo perché alla fine del 2009 era praticamente una fondazione a parte, gestita autonomamente. Sì. Quindi di questa prima collezione è tutto ancora presente? Sì, è tutto ancora presente. Poi negli anni naturalmente la primitiva collezione si è andata arricchendo e con donazioni successive, eccetera, eccetera, e con prestiti anche. Quando il museo nel 2001 ha chiuso per i restauri del teatro alla
alla Scala e quindi è stato restaurato anche, sono state restaurate anche queste sale. Prestiti, diciamo, ad esempio, c'era una stanza tutta dedicata a Verdi, a Giuseppe Verdi, che è tornata a Busseto. C'era una stanza tutta dedicata alle monete e alle maschere greco-romane che sono tornate al Museo Archeologico di Milano in Corso Magenta. Quante visitatori ha questo museo? Perché qui siamo immersi tra tanti visitatori. Questo museo ha la fortuna, pur essendo un piccolo museo come tanti altri piccoli musei di Milano, di avere un quadro d'eccellenza. Diciamo, la nostra Gioconda è la sala del Teatro alla Scala. Grazie a questa possibilità per i visitatori del museo di venire a vedere queste sale, possono anche vedere, affacciarsi dai palchi e vedere il teatro. Questo ci permette di avere più di 200.000 visitatori all'anno. Siamo il secondo museo di Milano per numero di visitatori paganti dopo il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Sì. Sono soprattutto stranieri o anche italiani? L'80% sono stranieri. Sì. Allora, torniamo un attimo qui nella parte musicale. Questo bellissimo pianoforte appunto di Liszt è circondato anche da tre quadri importanti. Sono quadri importanti che si riferiscono a due grandissime cantanti dell'Ottocento, Giuditta Pasta e Maria Malibran. Quindi questi sono quadri naturalmente di quell'epoca e queste cantanti furono diciamo le grandi interpreti delle opere del melodramma italiano dell'Ottocento, quindi Bellini, Donizetti soprattutto, sì. E Rossini anche. Sì. Appunto, questo avete qui all'interno del museo anche delle mostre temporanee, affittate anche degli spazi magari? Il museo da quando ha riaperto nel 2001, nel 2004, ha fatto 11 mostre temporanee, di cui ne voglio ricordare due molto importanti, una dedicata ai costumi di Maria Callas e una dedicata ai 100 anni dalla nascita di Herbert von Karajan. Purtroppo adesso il secondo piano del museo, che era dedicato alle mostre temporanee, dico purtroppo perché non riusciremo più a fare delle mostre così grandi, perché la biblioteca Livia Simoni, che appartiene al museo, sono più di circa 140.000 volumi di argomento teatrale e musicale che appartengono appunto, fanno parte integrante del patrimonio del museo, la biblioteca che prima era ospitata in Corso Magenta adesso torna al museo. Sì. Purtroppo io devo interrompere perché il tempo proprio è il nostro nemico. E poi, stando in un museo così importante come il Museo del Teatro alla Scala, purtroppo il tempo stringe. Quindi io devo ringraziarlo molto, signore Garavaglia, e ringrazio anche voi. Però rimanete, perché adesso restituisco la linea allo studio, però torneremo qui, perciò io vi aspetto. A più tardi. E bentornati al Museo del Teatro alla Scala di Milano. Nel frattempo abbiamo visitato e è veramente bellissimo. E adesso lo facciamo per un piccolo percorso insieme. Lo facciamo con la musicologa Francine Garenot. Buongiorno Francine. Buongiorno, buongiorno. È un piacere aver girato già con Francine qui nel museo. E noi siamo vicini a un quadro molto importante. Francine sicuramente ci racconta qualcosa di particolare. Sì, questo quadro è sicuramente uno dei più importanti del nostro museo, raffigura la facciata del teatro nel 1852, prima della costruzione della piazza della Scala. Infatti si vede un palazzo proprio di fronte al teatro che adesso non c'è più. Esatto, la curiosità è proprio questa immagine di quell'epoca di cui ormai non ci rimane più niente, sì. Se non proprio questo. Sì, e poi si vede i vestiti, la carrozza, poi mi piace molto il color dorato caldo, vero? Vero, è quasi una fotografia perché ha fermato quei momenti straordinari di quel momento che è rimasto lì per noi. Infatti. Allora, poi abbiamo visto una spinetta molto, molto importante con un bellissimo dipinto. Di che cosa si tratta? Sì, è una spinetta dalla fine del 600 con sul coperchio questo dipinto che raffigura Giuditta che tiene in mano la testa di Oloferne. Sì, possiamo poi intuire che è stato uno strumento dedicata a una donna musicista, perché anche Giuditta è circondata da donne musiciste. Assolutamente sì, questo strumento, questa spinetta era anche chiamata virginale proprio perché era suonato soprattutto dalle donne. Sì. In che epoca era? Siamo nel 1667.
scritte. Sì. Poi c'è una bellissima scritta in no? Sì, curiosissima. In docta manus noli me tangere. Mano, se non sei capace di suonarmi, non mi toccare. Vabbè, una brutta minaccia, però anche giusto difendersi. Poi c'è in questo museo talmente tanto da curiosare, abbiamo selezionato alcuni oggetti e quadri. Un quadro in particolare, quello di Baschinis, un bergamasco che appunto ha dipinto molte nature morte con strumenti musicali. Che strumenti vediamo su questo quadro? Sì, in effetti la cosa più curiosa soprattutto di questo quadro è che è messo in una posizione strategica. Se ci fate caso, entrando in museo, vedete di fronte anche una bacheca con riprodotta quasi esattamente stessa natura morta, con gli stessi strumenti, con lo stesso filo di polvere sopra, e sembra di avere proprio il riflesso del quadro nella vetrina. Nella realtà. Esatto, sì. E poi c'è un'altra curiosità, e questo forse a giorni d'oggi noi sembra un po' lugubre, proprio era un po' la moda all'epoca, la maschera mortuaria di Verdi. Esatto, sì, è certo che per noi magari sembra un po' macabro, perché si usava molto fare la maschera sul volto della persona appena morta. La cosa più strana è che sono rimasti intrappolati alcuni peli della barba di Verdi, quindi è curiosissima come cosa. Sì, infatti. Poi di fianco c'è anche la mano, è la mano di Verdi? Esatto, il calco della sua mano, sì, sì. Poi per terminare questo percorso, perché davvero c'è tantissimo, dalla moneta, dai strumenti, busti, quadri, strumenti, c'è anche ci sono due dipinti che stanno un pochino più vicino a noi, due grandissime cantanti. Esatto, i ritratti di Maria Callas e di Renata Tebaldi, che erano rivalissime nella vita e che adesso sono riunite per l'eternità nella stessa sala di museo. Poverine, no? Sapessero questo? Adesso convivono per sempre. Sì, infatti, però anche questa è la musica in armonia, sì, cioè questo è il nostro scopo appunto, nell'armonia di avere delle note che si sposano bene insieme, delle consonanze, e quindi la pace anche tra loro. Loro due, appunto. E per concludere parliamo di un compositore italiano, tanto amato, che ha scritto tantissima bella musica, che poi ha vissuto anche a Parigi, come anche, diciamo, la città d'origine della nostra guida, Francine Garino, e parliamo di Gioachino Rossini. Abbiamo qui tre immagini. Esatto, sì, è curiosa anche questa cosa, perché è famoso Rossini perché oltre alla musica aveva la passione della buona cucina. Non si parla anche del Tornedò Rossini? Assolutamente famosissimo. E in effetti quando vediamo l'evolversi della sua immagine capiamo che oltre alla musica, oltre all'arte, aveva questa passione per le cose buone. E quindi si vede che pian pianino il maestro si ingrassa. Esatto, e quando vedete l'immagine degli ultimi anni della sua vita lo vediamo bello rotondetto, e questo ce lo dimostra definitivamente. Va bene, allora concludiamo così con Rossini questo servizio al Museo del Teatro alla Scala. Ripeto, c'è veramente tantissimo, abbiamo dovuto selezionare alcuni oggetti, alcuni strumenti, quadri. Comunque vale la pena di venire qui e di passare tanto tempo a curiosare tra questi oggetti di grande valore, da uno sguardo nella vita del teatro e nella storia della musica. Quindi una bellissima occasione. Ringraziamo Francine Garino, grazie mille. Grazie mille. E appunto grazie anche a voi telespettatori, amici di Espansione TV, e vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Arrivederci.